La maggioranza ha approvato un proprio ordine del giorno che rappresenta un festival delle ovvietà. La costituzione dell'azienda consortile è un obiettivo che la città di Nocera Inferiore ha sempre perseguito, anche con l'adozione di un deliberato consiliare dello scorso 30 dicembre, e rappresenterebbe la soluzione di ogni problema, lo sappiamo non da oggi. Lo hanno scritto in una nota i consiglieri comunali Gianfranco Trotta, Pasquale D'Acunzi, Ilario Capaldo, Saverio D'Alessio, Raffaele Lupi, Giuseppe Della Porta e Vincenzo Spinelli, all'indomani del Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, che ha affrontato la vertenza dei lavoratori a tempo determinato del piano di zona per i servizi sociali, lavoratori che chiedono la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. Esiste però la convenzione ed è su tale forma di gestione, continua il comunicato, che va parametrata la strutturazione dei servizi e la conseguente stabilizzazione del personale del piano di zona. Restiamo della nostra opinione che stabilizzare si può e si deve, per cui vigileremo sull'effettiva realizzazione di quelle verifiche che la maggioranza a gran voce ha sbandierato nel suo deliberato, che non va nella direzione di tutela da noi auspicata con la nostra proposta di delibera. Ci resta la soddisfazione di aver scosso dal torpore con la nostra proposta e la nostra attività politica una maggioranza silente su un tema così delicato per mesi. Eppure, si legge ancora nel comunicato, avevamo provato a trovare una condivisione per una proposta unanime, mantenendo ferma la nostra visione sulla stabilizzazione del personale precario in servizio, in ossequio alla legge Madia, registrando la loro indisponibilità. Siamo dalla parte della gente, dei nuclei familiari disagiati, prima ancora che del personale da stabilizzare, e non accetteremo mai che su questa nostra posizione si faccia mercato politico. I servizi prima di tutto, ma stabili, concreti e vicini agli ultimi, e da come si tutela l'anello debole della catena che si riconosce la civiltà di una comunità. Una questione pregiudiziale.